gotta see your true colors shine. I see your true colors. That's why. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, prima di iniziare, scusate, ma ci vogliono un po' di credits. Questo video è stato creato da La Mano La VIP in collaborazione con Color Me Alaska. Io sono stato taggato da Jumpy del canale Just Be e Diva. E ultimo, ma non per importanza, questo video è anche un collab tag con World of Auri. Quindi voi adesso fate i bravi bimbi e andatemi a guardare l'info box, perché vi assicuro che quello che io vi ho detto in pochi minuti ci vorrà un po' per scriverlo, quindi premiate la mia fatica. Come avrete letto, si tratta dello Smartphone Mania Tag. E iniziamo con le domande. A che età il primo cellulare? Ho pregato in ginocchio e ottenuto di avere il mio primo cellulare nel 2003, quindi all'età di 13 anni. Che modello era? Dovrebbe essere un Siemens C45, controllerò anche su Google se vi ho detto il modello giusto. E non vi garantisco niente, ma se riesco nel montaggio vi metto una foto. Con che frequenza cambi cellulare? Allora, l'ultima volta sono stato un po' avventato, sono sincero, perché c'era probabilmente, come avrei scoperto troppo tardi, un problema alle casse, e invece di portarla ad aggiustare ho pensato bene di cambiare cellulare. Quando è successo anche col cellulare che ho adesso, sono stato un po' più oculato, sono andato da un tecnico e il tecnico mi ha detto che c'era un problema alle casse. Ho speso molto meno che cambiare cellulare, grazie Riccardo che ti chiami come me, e altrimenti di solito aspetto proprio che sia senza vita prima di cambiare il cellulare. Qual è stato il tuo cellulare preferito? Nessuno, perché mi hanno fatto tutti cagare, ma non ho mai avuto grandi disponibilità economiche per comprare il cellulare figo che facesse le giuste foto e i giusti video. Però devo dire che almeno quello che avevo prima, di cui per inciso non ricordo il modello, faceva trasferire i video sul computer, invece questo che ho adesso no. Qual è l'applicazione che usi di più? Non lo so se è un'applicazione, ma io ho WhatsApp perennemente aperto quando sono al computer. Poi magari non mi scrivono per ore, ma questo è un altro dettaglio. Solo che io odio scrivere al telefono e contemporaneamente odio non rispondere alle persone quando sono persone che mi interessano, quindi ho trovato il compromesso: quando sono a casa viva WhatsApp web, e se sono fuori dipende se mi posso appoggiare, se sono tranquillo, se posso scrivere. Che suoneria ha in questo momento? Allora, una schifezza automatica del cellulare che però non sto a farvi sentire, perché sennò ora che ho preso il cellulare e l'ho cercato viene a 20 minuti di video. Sappiate che non vi perdete niente, non ho voglia di caricarmi le canzoni, non so se riesco, non so come si fa, non so niente. Che sfondo hai ora? Stessa cosa con patatine, una cosa automatica del cellulare, ho scoperto di non poter mettere le foto come sfondo in questo modello. Meglio iOS, Android o Windows Phone? Non ne ho la più pallida idea. Mostra le applicazioni che hai nello smartphone. Sentite ragazzi, ve lo dico a memoria. Il classico pacchetto Google, tutto il pacchetto Google. In più ho scaricato Yahoo Mail, perché una volta avevo bisogno di controllare un messaggio di posta e non ero a casa, poi non l'ho mai più usato praticamente. WhatsApp, Instagram naturalmente, anzi seguitemi su Instagram, mi chiamo true_colorshining. Comunque lo lascio anche nell'info box per i non anglofoni o non praticanti anglofoni. E basta, WhatsApp. Sinceramente, come ho detto prima, è un po' incasinato prendere il cellulare e farvelo vedere, non si vedrebbe niente. Qual è la foto più bella e la foto più brutta che hai nel cellulare?
Dunque, le foto più brutte non le tengo, quindi non ho niente da farvi vedere. Se riesco, mi metto la foto più bella perché ce l'ho anche nel computer. Ve la metto adesso. Utilizzi molto i messaggi vocali, io vivo di messaggi vocali, chi ha il mio numero come per esempio Sofis o Ambra, la sa, Ambrastella, io vivo di messaggi vocali perché a volte devo esprimere un concetto talmente lungo che non ho voglia di star lì a scrivere nemmeno al computer e però non voglio nemmeno passare troppo per pigro e di conseguenza uso molto messaggi vocali, sì. Qual è l'ultima persona con cui hai chattato su WhatsApp? Allora, a meno che non mi siano arrivati mentre sto girando, ma non mi pare. L'ultima volta ho mandato un messaggio vocale a Sofis di 6 minuti e 28. Hai tutta la mia comprensione, cara, se ti sei addormentata ad ascoltarlo, scusami. A questo punto non ci sono domande di tag, ma io mi sono già preparato 3 tag e taggo Steph Channel, che ho visto. Che ho visto fa molto volentieri i video tag, quindi come benvenuto ti appioppo subito un tag visto che sei iscritto da poco, poi taggo Ache Mitica e taggo Cori Mantineo. Il video finisce qui, vi saluto, vi mando un bacione grosso, mi raccomando seguitemi su tutti i social, ve li lascio nell'info box, soprattutto su Facebook dove siete pochi pochi pochi. E al prossimo video. Ciao!